Benvenuti al secondo webinar di Imperatore Travel World. Sono Leonardo Calise, mi occupo insieme a tutto il team web di Imperatore.it. Oggi sono qui con Raffaele Amato, responsabile Puglia, il quale successivamente ci darà qualche indicazione delle piccole novità inerenti al ventaglio d'offerta Imperatore per la Regione Puglia. Abbiamo pensato a questo incontro come un'occasione per parlarvi della competitività del prodotto Imperatore e nello specifico ci soffermeremo sulla competitività delle tariffe e sulla qualità del prodotto. Come ben sapete, Imperatore Travel World offre un ricco ventaglio di proposte che va dall'hotel 5 Stelle al piccolo B&B, no? Dai villaggi all inclusive ai soggiorni in residence o case vacanze. La nostra offerta poi si amplia anche grazie a tutta quella serie di strutture tipiche come i tammusi, le masserie, i bagli, le residenze d'epoca, fino al prodotto ville esclusive, che è una delle piccole novità di questo 2018. Per fare ciò, ci avvaliamo di una rete di contract manager, di responsabili di prodotto, i quali innanzitutto selezionano le strutture da presentare nel nostro ventaglio d'offerta. Una volta individuate, sottoscrivono dei contratti ad hoc con condizioni e tariffe negoziate che ci permettono di creare, ad esempio, pacchetti di viaggio con scontistiche vantaggiose o di avere delle camere in contingente. Quindi parliamo di disponibilità garantita sulla maggior parte del prodotto. I contract manager visitano di persona le strutture con controlli periodici per verificare anche la qualità dei servizi elargiti e scelgono i programmi e costruiscono i programmi itineranti presenti in avanzo catalogo sul nostro sito. Vanno a coordinare la rete di assistenti presenti sul territorio, i quali poi si prenderanno cura dei vostri clienti. Quindi sono dei veri e propri responsabili di prodotto che gestiscono a 360 gradi la destinazione e tutta l'esperienza di soggiorno che può vivere il cliente. Questo credo sia un grande punto di forza, in quanto nel tempo questa presenza diciamo, sul territorio ci ha permesso di costruire dei rapporti di collaborazione con gli albergatori e con tutti gli altri fornitori di servizio che troviamo in una località. E questo ci ha permesso quindi di andare a trasferire questa esperienza e questa conoscenza proprio nella costruzione di qualsiasi pacchetto o proposta di viaggio o anche un semplice soggiorno, proprio perché siamo capaci di valutare effettivamente il rapporto qualità-prezzo e consigliare sempre il meglio a voi e ai vostri clienti. Naturalmente sappiamo che per fare ciò non possiamo fare solo un discorso autoreferenziale, ma dobbiamo guardare e valutare la qualità del prodotto anche attraverso quella che è poi l'esperienza di soggiorno del cliente. Per questo da anni raccogliamo le recensioni dei clienti e le andiamo praticamente a unire a quella che è la valutazione e l'esperienza del responsabile di prodotto. Così nasce la valutazione imperatore, che quindi va a coniugare l'esperienza dei responsabili a quello che è il feedback dei clienti. Ad esempio, diciamo un esempio lo possiamo trovare sia sul catalogo Imperatore, sia la valutazione che troviamo sul sito web. Mentre da un paio d'anni abbiamo deciso di pubblicare le recensioni che ci arrivano da parte dei clienti sul nostro portale, e nello specifico lo facciamo in tutte le schede prodotto dove esiste una recensione, un'opinione del cliente. Ad esempio, possiamo andare a vedere sotto una scheda prodotto del Grand Tour Puglia e Matera. Ecco qui in basso troviamo le recensioni dei clienti. Questo sempre per dare più trust al prodotto e per cercare appunto di equilibrare quello che è la qualità del prodotto, che è un discorso molto importante per noi. Per fare questo, c'è anche un piccolo modulo che si può compilare online, lo troviamo qui nel footer sotto la voce Utilities, ed è una pagina che presenta un piccolo modulo dove andiamo a chiedere sia l'esperienza vissuta dal cliente nei confronti di Imperatore Travel, quindi il nostro servizio assistenza, l'assicurazione, il servizio transfer, e poi chiediamo in base una seconda opinione sulla vacanza diciamo,
per quanto riguarda il soggiorno, il prodotto acquistato, che possa essere un tour, un semplice soggiorno o un pacchetto di viaggio. Tornando a noi, torniamo al discorso, che vi dicevo inizialmente, cioè la qualità del prodotto e la sua competitività. Vorrei parlarvi proprio di quali sono i vantaggi che potete trovare con Imperatore su imperatore.it. Noi stiamo affrontando una sfida molto importante a livello tecnologico, proprio per permettervi di avere uno strumento di lavoro, una piattaforma ottimale, dove poter, lavorare tranquillamente. Sappiamo che non è facile, è una grande sfida nel risolvere, tutti i problemi o comunque nel facilitare il vostro lavoro, e naturalmente vi chiediamo di inviarci anche il vostro feedback su questo. Scrivendoci a webinar@imperatore.it ci potete dare dei consigli o delle opinioni su come migliorare lo strumento di lavoro. Questo per noi è anche un fattore molto importante per migliorare la qualità dei nostri servizi. Ma torniamo, al motore di ricerca. Torniamo, allo strumento che voi potete utilizzare per generare un preventivo o appunto, prenotare una vacanza. Il nostro motore di ricerca funziona, per tre grandi macro aree, diviso in tre grandi macro aree, ovvero pacchetti vacanze, tour e solo hotel. Ad esempio, la tab dei pacchetti vacanze è ideata per darvi subito il trasporto disponibile per raggiungere quella località. Ad esempio, se noi andiamo ad imputare Lampedusa, possiamo vedere benissimamente che l'unico pacchetto è il charter più hotel. Se andassi a imputare, ad esempio, Isole Eolie, possiamo vedere tutta l'altra serie di pacchetti che escono sulla destinazione. Questo sia per facilitarvi e per accompagnarvi poi alla scelta del pacchetto, di viaggio. Per quanto riguarda, ad esempio, una destinazione della Puglia, possiamo provare per Otranto, abbiamo il pacchetto volo più hotel o treno più hotel. Possiamo scegliere naturalmente l'aeroporto di partenza e, andiamo, ad imputare una data di partenza. Il nostro sistema, sempre facendo riferimento alla competitività e comunque ai vantaggi, che si possono avere prenotando sulla piattaforma web, per quanto riguarda i pacchetti volo, noi siamo collegati al GDS Amadeus, che ci permette di avere gli operativi dei voli aggiornati con disponibilità ed eventuali supplementi o riduzioni, quindi un prezzo veritiero del volo. Nei risultati di ricerca, eccoli qui, facciamo sempre riferimento al discorso che abbiamo fatto inizialmente della valutazione imperatore, ovvero i risultati di ricerca escono a cascata ordinati per valutazione imperatore, quindi dalla valutazione 5 alla 3,5. Questo proprio per tenere fede al discorso che avevamo fatto sulla qualità del prodotto. Naturalmente sulla sinistra ci sono tanti altri filtri, molti dei quali trovate anche sulle altre piattaforme, altri sono legati ad alcune logiche nostre, come questo qui della valutazione. Il sistema ragiona anche per quelle che possono essere dei soggiorni obbligatori o dei minimum stay che ci vengono dettati dall'albergatore. In determinati periodi, infatti, il sistema può cacciarvi fuori, come vediamo in questo caso, la tenuta Vigna Corallo, delle date alternative. Questo perché, invece di farvi fare un'altra ricerca, avendo imputato venerdì, in questo caso l'hotel ha un soggiorno obbligatorio sabato-sabato, il sistema praticamente ci ridà direttamente le date disponibili. Questo succede sia, come abbiamo detto, con un soggiorno obbligatorio di 7 notti o, non so, anche un minimum stay. Ma questo può valere anche nel momento in cui vi possiamo presentare delle offerte particolari legate al pacchetto di viaggio con 7 notti. Andando a vedere, la parte più importante dei risultati di ricerca, ci dobbiamo soffermare, su quella che è la presentazione delle tariffe. Ovvero, noi per ogni hotel, con il tasso di camere, possiamo vedere effettivamente quali sono le tipologie di camere appartenenti ad una struttura e quali sono i trattamenti e le tariffe associate. E
E su questo ci dobbiamo soffermare un attimo. Ci teniamo a spiegarvi come le tariffe che noi esponiamo sono in pratica di due tipi, ovvero con i nostri contract manager noi andiamo a negoziare una tariffa con l'albergatore e su questa tariffa negoziata settimana per settimana andiamo ad imputare degli sconti o a rinegoziare determinate condizioni particolari che ci permettono quindi di avere delle offerte speciali da presentare, quindi con delle scontistiche particolari da presentare sia nei risultati di ricerca, sia in quella che è la nostra pagina degli special deal, raggiungibile dalla home page, dove praticamente sono contenuti mese per mese tutte le offerte che noi andiamo a creare, a rinegoziare fondamentalmente con gli albergatori. Oltre a queste, abbiamo anche, come nel caso sempre di questo relay, le tariffe web, ovvero sono degli aggiornamenti tariffari che vengono effettuati da parte degli albergatori grazie al collegamento che abbiamo con i maggiori channel manager. Questo è un altro investimento che stiamo facendo proprio per tirare fuori per presentarvi quegli aggiornamenti tariffari che gli albergatori fanno anche sugli altri portali, quindi avere una tariffa in linea con quella che è la tariffa del mercato. Quindi su queste tariffe web ci possono essere delle percentuali di sconto o magari delle condizioni, come nel caso delle prepagate non rimborsabili. Qualora non abbiamo la sicurezza di poter visualizzare effettivamente la migliore tariffa web, mi metto nei vostri panni, non abbiamo il tempo di andare a cercare sugli altri portali una migliore tariffa, mettiamo comunque a vostra disposizione questo piccolo tool che è il Compara migliore tariffa presente struttura per struttura, che va a comparare la nostra migliore tariffa con quella degli altri operatori online. Possiamo fare anche una prova, qualora il sistema dovesse trovare, appunto in questo caso ha trovato il nostro prezzo il migliore, proprio perché la nostra tariffa è una delle migliori, diciamo migliore rispetto a quella presentata online, proprio grazie alle nostre tariffe negoziate o agli aggiornamenti che ci ha fatto l'albergatore. Ma ci sono casi in cui il sistema vi potrà segnalare la presenza online di una tariffa più bassa. E su questo però bisogna fare un piccolo ragionamento perché andare a fare quella che è una guerra del prezzo non significa avere delle condizioni o dei vantaggi migliori su quella camera o su quel pacchetto di viaggio, proprio perché noi abbiamo le tariffe negoziate. E appunto lavoriamo su queste tariffe con delle scontistiche o con delle condizioni particolari che andiamo a negoziare settimana per settimana nei determinati periodi. Per questo diciamo, tiro in ballo il cosiddetto concetto del value for money, ovvero il valore di un prodotto si distacca un po' dal discorso del prezzo, no? Il nostro obiettivo in fondo è quello di fornirvi sempre un grande valore ad un buon prezzo. E questo è molto importante, questo è un lavoro che facciamo costantemente con i nostri responsabili di prodotto e con tutto il team, perché valutiamo la competitività di una tariffa o di un'offerta a 360 gradi, non solo facendo una mera valutazione del prezzo. Andando avanti, vi posso far vedere quelli che sono dei piccoli insight che abbiamo inserito nei risultati di ricerca, che sono queste piccole etichette che troviamo sopra le foto di ogni scheda prodotto. Sono praticamente qui indichiamo i best seller, gli ideali per coppie, gli hotel per famiglie oppure i villaggi se sono all inclusive. Sono dei piccoli insight, delle piccole informazioni diventati poi filtro di ricerca. Infatti, qui in basso possiamo scegliere anche di visualizzare solo per esempio i best seller, oppure praticamente possiamo andare a beccare quelli che sono le esclusive online. Questo ci tengo a dirlo perché una volta loggati a sistema, quindi loggati come agenzie di viaggio, avremo modo di vedere nei nostri risultati di ricerca gli hotel che non sono presenti sul catalogo, proprio perché la nostra programmazione non si limita al catalogo cartaceo, ma presenta nel suo ventaglio d'offerta una serie di strutture extra
extra catalogo, per così dire. Sono delle piccole esclusive online che possiamo vedere, ecco qui, in questo caso su Otranto, taggate in azzurro. Questo tipo di lavoro, cioè questo tipo di filtro, no, che noi utilizziamo per scremare le strutture, lo abbiamo riadattato per creare delle pagine editoriali dove trovate, quindi dei contenitori dove trovare il prodotto già filtrato. Infatti, in home page cerchiamo di aiutare la vostra ricerca con delle landing page specifiche, sia sul soggiorno o un determinato pacchetto di viaggio. Qui ad esempio possiamo vedere che ci sono le landing page sulle masserie, sui Dammusi, le ville in Puglia, oppure i villaggi hotel club presenti in Puglia, gli hotel ideali per accogliere le famiglie, oppure gli hotel a pochi passi dal mare. Quindi tutto un lavoro editoriale che noi facciamo per facilitarvi la ricerca. Al di là di questo, possiamo passare direttamente a quella che è poi la scheda di prodotto, ovvero la scheda che raccoglie non solo tutti i vostri dati della ricerca che avete realizzato, ma ci permette di vedere tutta la descrizione della struttura, con i punti di forza, le opinioni degli ospiti, tutti i servizi, e ci permette anche di andare a vedere quello che sono tutti i termini e condizioni e la tab info e alternative camere. Info e alternative camere diciamo, vi presenta tutte le tipologie di camera con tutti i trattamenti disponibili e le offerte relative, che siano offerte di tariffe negoziate oppure tariffe web prepagate non rimborsabili. Quindi io posso scegliere di cambiare o modificare il trattamento alla mia camera. Poi passare alla tab info alternative trasporto. Questo vale sia per i voli che per altre tipologie di trasporto, dove posso cambiare i miei operativi e quindi scegliere un orario diverso o una compagnia diversa qualora il GDS mi restituisca altri operativi. E poi nel dettaglio costi possiamo vedere tutte le voci imputate a pacchetto e vedere effettivamente anche qui vicino al totale la mia commissione d'agenzia. Diciamo, poi ci sono tutti gli altri step di prenotazione che potremo affrontare anche nel prossimo webinar che faremo specifico sulla piattaforma web, ma direi che dopo questa, diciamo, introduzione sul prodotto imperatore, sulla qualità e la competitività della tariffa, io direi di poter passare la parola al nostro Raffaele Amato, responsabile Puglia, che vi potrà dare qualche piccolo consiglio, comunque qualche piccola curiosità sul prodotto Puglia 2018. Ciao a tutti e benvenuti. Come ha detto Leonardo, io mi occupo della programmazione Puglia da qualche anno, l'ho ripresa dopo un po' che mi ero occupato d'altro. Lo spirito che mi muove è quello che insomma muove anche un po' tutti i miei colleghi, gli altri contrattisti dell'azienda. Cioè quello di andare sul posto, di selezionare, di guardare, di curiosare e poi di scegliere. Quindi mi metto sempre un po' nei panni di colui che sta per partire in vacanza. Cerco sempre di andare innanzitutto a fare una prima selezione geografica, quindi cercare di individuare le aree che possono rispondere a quello che è, diciamo, nella mia logica della vacanza, la soluzione ideale, quindi dove c'è da fare mare, dove c'è da fare cultura, dove c'è da fare svago e così via. E poi mi muovo sul territorio selezionando poi di volta in volta le strutture che penso possano essere consigliate. Cerco come principio di non lasciarmi mai condizionare da quelle che sono poi le dinamiche di multicanalità, no? Quelle che il cliente stesso fa prima di prenotare, cioè di andare a vedere che cosa dice il cliente che è stato attraverso il portale, il cliente che è stato che invece ha lasciato la recensione su TripAdvisor.
però io cerco sempre, insomma, di distaccarmi un po' dalle influenze e di dare un mio giudizio e di valutare con i miei occhi quello che vedo, senza tralasciare quello che è anche, insomma, storicamente successo all'interno della struttura. Poi sappiamo tutti, basta che cambi il cuoco in una struttura che cambia tutto. Magari ci sono recensioni negative sul cibo, poi il cuoco cambia e, insomma, la storia è anche la storia delle recensioni prossime, a meno che poi il cuoco nuovo non sia peggiore di quello che c'era. Quindi, detto questo, io ho, come ogni anno, fatto una selezione di prodotti che abbiamo programmato a livello cartaceo, quindi c'è una buona parte, una buona fetta che è pubblicata sul catalogo dedicato alla destinazione. E poi trovate anche un bel po' di prodotto che invece, diciamo, pubblicato sul sito, ma non trovate su carta. Quindi, diciamo che il sito vi dà un ventaglio maggiore di proposte. Dopo Leonardo, mi rimane difficile, insomma, adesso darvi delle indicazioni interessanti. Io vi posso soltanto tirar fuori qualche curiosità, qualche novità. Sfogliando un po' il catalogo, quest'anno una delle cose che possono così incuriosire è questa formula che prevede il soggiorno con la bicicletta. Sapete bene che una parte della Puglia, non tutta la Puglia, si presta molto per le passeggiate in bicicletta per tutte le età, quindi, insomma, sono percorsi molto facili perché la zona, diciamo, centro-sud della Puglia non è montuosa, è collinare o pianeggiante, quindi si presta tanto per le passeggiate in bicicletta. Quindi ho selezionato dei fornitori di zona tra il centro e il sud, quindi parliamo dell'area brindisina e dell'area leccese, che ci danno la possibilità innanzitutto, diciamo, di scegliere dove soggiornare. Non è da poco, perché ognuno poi ha la sua tasca, ognuno ha le sue esigenze, quindi qui lasciamo piena libertà di poter soggiornare in albergo, come poter farlo in masseria, invece in un villaggio, in un bed and breakfast, in un residence, ovunque, e poi, insomma, partecipare a uno degli itinerari con dei costi che, insomma, sono accessibili. È possibile quindi aggiungere al soggiorno il noleggio della bici. C'è quella bicicletta con la pedalata assistita o quella senza, quindi c'è una piccola maggiorazione di costo su questo, e man mano che salgono i partecipanti poi diminuisce il prezzo. Poi vedrete da soli, approfondendo questo argomento, che il prezzo è molto interessante. C'è un punto d'incontro dal quale poi si parte, c'è una guida, quindi c'è una guida del posto che vi accompagna durante il percorso. Vedete, non so, c'è questo, rimaniamo su Otranto, c'è questo programma su Otranto che prevede il punto di incontro proprio nel centro di Otranto. C'è un percorso che ha una lunghezza di 35 km, ma la difficoltà è media, quindi, insomma, molto facile, sono circa 8 ore, ed è possibile farlo tutti i giorni. Quindi, insomma, il cliente può decidere un percorso piuttosto che un altro a seconda di come si sente con la giornata o che cosa ha voglia di fare. Insomma, è una novità, anche perché il turismo, quello naturalistico, quello, insomma, di vivere il territorio in maniera diretta, sta crescendo tanto. Quindi ho voluto presentare questa formula, anche sulla Puglia. E poi un'altra, insomma, piccola novità, anche se è una riconferma di quest'anno, perché l'anno scorso è cominciato in maniera un po' più seria, questo tour enogastronomico. Sapete quanto l'enogastronomia adesso sta crescendo dovunque, ci insegnano anche poi i programmi che vediamo in TV, no? E ho voluto creare questo itinerario settimanale con giornate tematiche, quindi c'è la giornata dedicata alla ricotta fresca, alla burrata e al formaggio, c'è quella del pane di alta mura con la focaccia e le friselle e le pittule. C'è invece la giornata dedicata alla pasticceria leccese, quella degli ortaggi salentini, quindi, insomma, tutte quelle che sono
ricette particolari del Salento, e poi anche quella dedicata al pesce, naturalmente, perché insomma sulla Puglia sapete bene quanto poi è importante la pesca, insomma, è uno dei punti di forza della regione. E quindi anche questo, insomma, è un percorso che sta crescendo. L'anno scorso ha capitalizzato un bel po' di partenze, è piaciuto tanto. Anche questo è multilingue, quindi il cliente si ritroverà anche, insomma, con amicizie di percorso di cultura diversa, e diventa comunque poi simpatico, piacevole, gradevole partecipare con persone che hanno vedute e cultura diversa dalla nostra. Un altro piccolo cenno volevo farlo sul tour, quello classico, che ormai è un must nella nostra programmazione. È il tour che ha sempre toccato Matera. Volevo ritornarci proprio per sottolineare quanto Matera, avete anche sentito in TV, quanto sta crescendo questa città. Pur non entrando poi nella regione, perché poi Matera sapete bene che non appartiene alla regione Puglia, però insomma è quasi collegata, insomma, geograficamente lo è senz'altro, ma anche culturalmente a tutta la parte, la zona centrale della Valle d'Itria, del Barese, del Brindisino, perché è accessibilissimo, è facile da raggiungere, è molto più facile da raggiungere dalla Puglia che da altre destinazioni. E quindi questa tappa su Matera è anche questo uno spunto interessante per coloro che vogliono rendersi conto del perché questa città sta facendo tanto parlare, di quanto effettivamente questa città si differenzia, dall'offerta turistica nazionale, della particolarità dei luoghi e anche della fruibilità, della qualità dei servizi che sono adesso stati messi in piedi dall'amministrazione, che sta facendo molto bene, devo riconoscere. Quindi questo è un percorso che ha, diciamo, nel DNA, quello di poter far vivere il territorio, nella sua interezza. Quindi noi andiamo a toccare un po' tutto quello che offre la destinazione. Andiamo sul Gargano, andiamo nella parte centrale, facciamo un po' di cultura, facciamo un po' di mare, facciamo un po' di folklore, facciamo un po' di natura. Per esempio, andiamo alle grotte di Castellana, facciamo sul Gargano, facciamo queste passeggiate lungo la costa per vedere le spiagge. Poi ci sono queste escursioni facoltative per le grotte. Oltre poi, insomma, ai castelli federiciani, sapete bene, ci sono siti UNESCO anche sulla Puglia, molto famosi, come il Castel del Monte, c'è, cioè, poi Monte Sant'Angelo, i Trulli e gli stessi Sassi di Matera che vi ho citato. Quindi questo qui è un percorso che abbiamo cominciato ormai da più di 15 anni ed è sempre in crescita, anno per anno cresce sempre, ormai garantiamo partenze tutto l'anno. Quindi è un percorso che potete consigliare senza correre rischi poi di dover poi riconfermare al cliente perché non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti. Noi confermiamo anche le due persone sempre, quando è aperta la data, noi confermiamo sempre tutto. Poi, insomma, se lo sfogliate avete modo di trovare tante curiosità, dal villaggio, super organizzato, senza, insomma, bandiere, fuori la porta, quindi con servizi dedicati. Non so, posso citare il Vivosa, che è una struttura nel Salento bellissima sulla spiaggia, come il Robinson, che è un'altra struttura molto conosciuta, molto famosa, ma anche sul Gargano. Insomma, io vi consiglio di affidarvi a quanto ho, alla passione che ho messo nel selezionare il prodotto che c'è. Non so adesso nei tempi come siamo messi. Che stiamo, Leonardo? No, Quanto ci manca? siamo presi un bel po' di tempo, una mezz'oretta è passata, non so se hai da aggiungere Io direi di altro. fermarci qui, anche se no poi diventiamo noiosi. Io poi ho il Ok, trombone.
quindi è meglio fermarci qua. Rimandiamo tutto alla prossima puntata, direi. Che dici? Sì, ringraziamo comunque tutti voi per il tempo che ci avete dedicato. Il prossimo appuntamento molto probabilmente sarà appunto dedicato solo alla piattaforma web, in modo tale che possiamo vedere per le agenzie che hanno difficoltà o ancora non utilizzano bene il nostro portale di approfondire determinati argomenti e vedere effettivamente la fruibilità delle informazioni e del motore di ricerca. Con questo ancora grazie e al prossimo appuntamento.